La vita di Padre Pio è innanzitutto un binomio, sacerdote e Eucaristia. Fin da bambino l'attrazione a Gesù sacramentato era fortissima. Doveva correre davanti al tabernacolo, parlare a Gesù, aprire il suo cuore e metterci Gesù, per togliere tutto quello che non era dello Spirito. L'abbiamo riascoltato anche dalle sue parole questa sera. Le tentazioni, sì, le provava anche lui, ma la forza sua era proprio questo amore grande a Gesù sacramentato, la comunione. Lo faceva trasparente, proprio come un angelo in carne. Gesù si beava di quel cuore innocente, dove il grido era quello di un figlio che sa di essere nato dall'amore e di dover vivere per amare. Il sacerdozio di Padre Pio rimarrà intimamente e inscindibilmente unito all'Eucaristia, non solo perché egli consacrava il corpo e il sangue di Cristo come sacerdote, ma perché insieme a Cristo che si immolava anche lui. Così gli disse il padre direttore spirituale, perché Padre Pio riteneva di non essere degno di salire all'altare e di sacrificare Cristo. E quello gli ha detto, però insieme a Gesù ti puoi immolare anche tu. E lui ha risposto, solo per questo io ce la faccio a salire all'altare e consacrare il pane e il vino. Durante tutta la sua vita come sacerdote, generosamente si dedicò al servizio delle anime. Dice San Giovanni Paolo II che i due poli della sua vita sacerdotale sono l'altare e il confessionale. E lui stesso ha detto, sull'altare io vi presento a Cristo Signore, nel confessionale io sciolgo voi dai peccati e vi riconsegno a Gesù crocifisso. È un crocifisso che ci presenta a Cristo crocifisso. È un sacerdote che consacra e ci consegna nell'Eucaristia con un amore indescrivibile Gesù, pane di vita. Alle 2:30 era già sveglio. Alle 3 io lo prendevo sotto braccio, lo portavo in sacristia, lo accompagnavo, dove lui di nuovo si rimetteva a pregare, perché già in camera, in cella, aveva pregato per prepararsi alla celebrazione della messa. E io vi dicevo giorni fa che Padre Pio, quando si avvicinava l'ora della celebrazione della messa, diventava pallido come un lenzuolo. Piangeva a dirotto, indossava i paramenti sacri, ma sembrava proprio un condannato a morte che doveva salire il patibolo. Qual era il motivo? Perché lui meditava continuamente sulla passione di Cristo e sulla perdizione di tanti peccatori che non approfittavano e non approfittano
del sangue di Cristo per lavare la propria anima. Quindi stava tra cielo e terra, tra Dio e gli uomini, e l'ha scritto anche al suo confessore: io piango e supplico per questi miei fratelli, perché hanno il cuore indurito, hanno la mente chiusa, non sanno riconoscere Cristo, non lo sanno amare, non chiedono perdono, perciò molti finiscono all'inferno. E io, pensando al sangue che Gesù ha versato, questo lo voglio impedire, ha detto: mi metto sulla porta dell'inferno e non deve passare nessuno. Quanto deve pagare quell'anima? Pago io. Ma tu, Signore, non la perdere quest'anima. E così avvenivano quelle numerose e anche straordinarie conversioni. Io ero lì, ne ho visti, arrivavano veramente come gente condannata a morte, la confusione e la durezza ancora nel cuore. Poi, quando si alzavano e uscivano dal confessionale, erano trasformati. Quanti me lo testimoniarono. Con gran fatica pronunciava le parole della consacrazione, e quando gli abbiamo chiesto il perché, ha risposto: perché io devo essere macellaio di Gesù Cristo. Si rendeva conto, come anche noi ci rendiamo conto, che sacrificare Cristo è rinnovare il dolore non tanto alla persona di Gesù, quanto al suo mistero che lo ha portato a noi e per noi lo ha portato al sacrificio della morte. Che cosa bella era comunque pregare intorno a quell'altare insieme a lui. Ricordate le parole dei tre apostoli che sul monte Tabor assistettero alla trasformazione, alla visione della maestà divina di Gesù. Pietro disse per tutti e tre: è bello per noi stare qui, vi assicuro, era bello, spiritualmente parlando, stare lì, dove si compiva con tanta profondità di amore e di dolore la rinnovazione, il rinnovamento del sacrificio di Cristo. È bello stare qui. Signore, te lo chiediamo anche noi in questo momento. Noi vediamo, Padre Pio, che sta davanti a te nel cielo, ma è rimasto di qua perché tu gliel'hai concesso. Quando gli abbiamo chiesto: Padre, dove ti dobbiamo cercare quando ti vogliamo trovare? E lui ha risposto: in ogni tabernacolo del mondo. Sulla messa di Padre Pio, addirittura Paolo VI, quando preparò una missione a Milano, chiamò 600 missionari, all'inaugurazione, il primo giorno, disse: io vi ringrazio che siete venuti e parlerete al popolo di Dio del Vangelo di Cristo. A me però sarebbe bastata una messa di Padre Pio. Affermazione grande. È la voce del vicario di Cristo e nessuno la può smentire. Chi c'è in ogni tabernacolo del mondo? C'è Gesù, c'è questo Cristo misteriosamente presente,
ma realmente presente. È il Cristo che adora il Padre. E allora Padre Pio adoratore, con Gesù e in ogni tabernacolo, per adorare, continuando a fare quello che ha fatto mentre era in vita, perché egli non va considerato come uno che è morto, ma come uno che ha superato la morte e continua la vita con la vita eterna, col Creatore, Redentore, Santificatore della vita.